Serge, anche tu sei convinto che la cosa più importante che abbiamo creato in questi 3 giorni nelle isole, come si chiamano? Egadi, e che abbiamo creato la vera corrente filosofica del XXI secolo che aspettavamo da un secolo, che si chiama resistenzialismo. Ah, bello, il nome dice tutto. Dobbiamo resistere. Questa serata nella falata, che bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Abbiamo inventato. Beh, è sempre una parola. Un corrente filosofico. Oh, il resistenzialismo. Questo corrente bellissimo. Beh, bisogna trovare dei nomi efficaci per le correnti filosofiche. Come la decrescita è stata una parola bomba, così il resistenzialismo finalmente darà ragione a tutti quei cretini che parlano di la fine dell'ideologia resistenziali di tutti i paesi, unitevi. Certo, bisogna unirsi contro l'economia, contro la crescita infinita, insomma bisogna creare un'unione di tutti coloro che vogliono salvare il pianeta, l'umanità, il mondo animale. Io penso che Serge Lacouche sia un maestro da questo punto di vista. Però la parola decrescita è stata un po' inflazionata, un po' denigrata, un po'... È vero, però io penso che abbia il grande merito di tracciare un orizzonte di senso. Certo, sì. Traccia un orizzonte di senso. Poi, come tutte le grandi parole filosofiche, marxismo, heideggerismo, kantismo, hegelismo, platonismo, tende poi a logorarsi, però ha pur sempre la capacità di tracciare un orizzonte di senso che permette anche alle persone semplici di orientarsi, non so se Serge è d'accordo. No, poi lui oggi ha comunque concluso dicendo che dobbiamo parlare più di accrescita, perché qui si parla appunto della religione, dell'economia, per cui più è meglio di... E anche perché questi stupidi giornalisti l'economia è una religione oggi, penso che anche Serge sia d'accordo. Infatti io mi sento laico non rispetto al cristianesimo, che è una religione ormai, come dire, Dio è morto, ha detto Nietzsche. Il cristianesimo è una religione che ha perso la sua tenuta in molta parte. Mi sento laico rispetto alla religione economica, io non credo nei dogmi del mercato e degli economisti, sono laico, non credo nel PIL o nello spread, e quindi in questo senso bisogna recuperare una critica della, come dire, una critica della religione come la intendeva Marx. Marx criticava, usava Feuerbach, la critica di Feuerbach alla religione, per criticare la religione del mercato. Questa è la grandezza di Marx anche. Non so se Serge è d'accordo su questo. Sei d'accordo su tutto? Sei d'accordo a priori? Non so, mi pare che nei testi di Serge Lacouche questo tema della falsità organizzata dell'economia emerga molto bene. È una grande menzogna. È la sua ragione di scrivere, esistere, di combattere questa falsa. Se lui dovesse definire in una frase l'economia, non so come la definirebbe, io la definirei la teologia della disuguaglianza sociale e della crescita illimitata. Non so se l'economia, le scienze economiche. La teologia della crescita, sì, le disuguaglianze che non ci ha detto, non sono d'accordo, perché è più complicato. Sì, è più complicato, però oggi tutti gli economisti, il nome vuoi della competitività, vuoi del mercato, vuoi del laissez-faire globale, alla fine giustificano i nessi di forza più diseguali dell'intera storia, che sono quelli oggi realizzati. La diseguaglianza è una conseguenza del funzionamento dell'economia, ma non fa parte dei dogmi. No,
però è difficile pensare a un sistema economico capitalistico senza disuguaglianza, cioè si regge proprio sul fatto che parte dell'umanità non ha nulla, ecco, il capitalismo, per questo è orribile. Questa economista deve incontrare, crescere insieme, lui pensa al capitalismo in un modo di eguaglianza, compatibile. E possiamo dire che per i 30 anni del keynesofordismo del dopoguerra c'era, in rapporto alla situazione attuale, una certa eguaglianza. Basta pensare che negli Stati Uniti i tassi delle imposte andavano al 90%, naturalmente era l'intervento dello Stato, lo Stato sociale ha funzionato per 30 anni, più o meno ha funzionato. Ma lo Stato sociale era una risposta contro il capitale fornita in vari modi, cioè non era il capitale che sì, donava quello. Era un compromesso storico tra la logica del capitale e ma non era il socialismo. Non era il socialismo, certo, però era pur sempre meglio lo Stato sociale rispetto al capitalismo assoluto odierno senza Stato sociale. Ça va sans dire. Anche qualcuno dice che non ci fosse stato il socialismo, il capitalismo poteva essere molto più feroce, però essendo di là il socialismo era costretto a far finta di essere buono, sì, no? Infatti, c'è anche questa teoria. È vera, io penso che quelli che hanno più beneficiato dell'Unione Sovietica non erano quelli che ci vivevano, che anzi non ne beneficiavano affatto, ma quelli che vivevano di qua, cioè noi europei, perché godevamo di quei diritti sociali che hanno risposte obbligate. Vado lì dentro io dove vanno ora. Quindi è molto vero quello che hai detto. Per cui peggio del mondo diviso dai due blocchi ora avuto, deve essere solo quello che è venuto dopo, cioè il mondo di un solo blocco americano. Adriana deve liberare.